Sono arrivati i pezzi. Open. Dzień dobry. Come va? Everything okay? Eccoli qua. Appena portati. Speriamo che vadano. Ah, niente, tu sei dobro. La prova del 9. Revisione dei pezzi che vadano bene. Co, musza zębatka? Co je to? Teraz jest ona inna, faktycznie inna. No pewnie, kurwa, była taka jak ma być. Tak jak ma być, nie? A tą trzeba wymienić, bo tu kurde był ty. Ok, questo qua è il pezzo nuovo e questo è il pezzo nuovo, ok? Questo è quello vecchio, questi qua sono i due pezzi nuovi, va bene? E questi qua sono i due pezzi vecchi. Adesso questo pezzo verrà montato in questo qua nuovo, ok? E questi due qua, fuck it. Che a me sembrano praticamente uguali, però sembra che siano di materiale più resistente, quindi let's see how it goes. Circa 3 mesi, 2 mesi e mezzo, poco più di 2 mesi e mezzo, la macchina finalmente, la Watts finalmente è uscita dal punto B per andare al punto C. Adesso la andiamo a visitare. Eccola lì. Ecco, praticamente non si può mettere il tettuccio lì sopra perché ci sono le sbarre dello scheletro dell'auto e non conviene tagliarle, e quindi l'unica opzione è quella di metterlo dietro. Porca puttana, vabbè, fuck it, l'unica opzione è proprio quella di metterlo, perché qua, no, capito? Qua, volendo si può anche fare, ma insomma ne comporterebbe la stabilità del mezzo, ecco. I lavori che sono iniziati, oramai siamo a tipo quota 3 mesi, 3 mesi di attesa. Adesso i lavori sono iniziati e piano piano andiamo avanti. Forse per dopodomani la macchina sarà pronta, forse. Ancora il roof vedo che non è stato messo, ma it's ok, aspettiamo. E io c'ho il meccanico che è bravo, però c'ha i suoi tempi, che dobbiamo fare? Rimaniamo in attesa e aspettiamo. Qui la marmite è veramente messa male, cioè proprio la corrosione, cioè guarda che carriera, dai, ma come si fa? No, è troppo messa male.
Questa bisogna cambiarla. E questa? Vabbè, la batteria ovviamente è morta, dopo 2 settimane crepa. Se non accendi la macchina, dopo 2 settimane la batteria è morta. Per ora i lavori là funzionano e andiamo avanti. Siamo qui in panetteria, aspettiamo nella fila e qui abbiamo anche le salsicce. Eccolo qua, il nostro Ruff è stato attaccato, mi sembra che sia molto simpatico, che vada bene, no? Purtroppo c'è un problema con il riduttore ancora. Qui abbiamo il nostro bel Ruff, purtroppo di là non si poteva mettere per problemi tecnici del telaio della macchina e quindi ce l'abbiamo qua a centrale e va bene, no? È ok, piccolino, ok. La macchina l'abbiamo provata, ma c'è un problema con la. Cable? Là? Ah, ok. Il meccanico è bravo, però puttana miseria, guarda che casino, no? Adesso lì bisogna smontare un'altra volta e rimontarlo. Gli avevo detto, chiamami, mi raccomando, sì, ti chiamo, chiamami prima di montare che voglio vedere quando la tagli. Chiamami, sì, tac 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 tac, tac tac, un cazzo. E poi non mi ha chiamato. Non posso ancora crederci. Dopo 3 mesi, sto per andare a prendere la Watts. È incredibile, sono emozionato, come la prima volta che sono andato a prenderla. Mamma mia che carriera, 3 mesi di attesa, 2 settimane era perché il meccanico è bravo, ma c'hai i suoi tempi. What the fuck? Eccomi qua, devo girare il telefono. Ecco, sto arrivando a prendere la Watts. Siamo qua all'autoservice mitico. La Watts è fuori! E buona boia! Ecco il momento. Era stato bello guidare anche la Mini e finalmente dopo tanto tempo riprendo la Watts, è incredibile, sono emozionato. Let's go. Spero di tornare il meno possibile dentro qui dal meccanico. Yamaha tenere su spingi. Bolt? Bolt? Ah, Corrosion. 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 Lubrificant. Pumpen. Ah. Temperature. Gas. Removing. Hamulec. Bremsen. Ok. Oto. Corrosion. Corrosion. To była awaria. Bremsen. I teraz elegancko hamulec chodzi. Okej. Super. Stava dicendo praticamente della corrosione che c'era nel freno. In effetti frenava ed era tutto bloccato e faceva che si era come se le ruote toccassero i parafanghi. Non i parafanghi, il cerchione di sopra, la copertura di sopra. E in effetti il freno non funzionava bene, rimaneva tra l'altro bloccato proprio per via della corrosione. Allora, usando la fiamma e un altro paio di accorgimenti che mi ha raccontato, che però bla bla bla, e insomma me l'ha sistemato. Meno male perché era veramente tutto bloccato adesso. Sono commosso. Finalmente la macchina è tornata a casa. Ah, mi sento molto meglio.
Ci sono stati un paio di cambiamenti anche negli ammortizzatori perché la costruzione di base è fatta male. Mi sarebbe piaciuto partecipare ai lavori, ma io lavoravo e lui iniziava a lavorare di notte quando la temperatura era più fresca e quindi niente. La mascherina è peggiorato di brutto, ma oramai queste cose qua della ruggine sono veramente il minimo. A parte quello, non ci sono altri punti di ruggine da, come dire, da conferire, da rilevare, ecco, con la R, rilevare. Tra un paio di settimane cambierò le gomme, ne metto delle altre, e prossimamente metterò anche il paraschizzi, una rumenta che mi è arrivata dalla Bulgaria, ma che però fa la sua parte per riparare quantomeno la neve quando si attacca lì nel filo. Volevo vedere. Eccoli lì, ecco, questi, perché prima era veramente troppo rigida, capito? Visto? I dischetti si vedono lì nuovi con le gommine, no? Che almeno mi rimane un pochettino più morbida. Ah, che sollievo, finalmente tornati alla base.